tanto non capirai. Ritenza Almiron, pallone per Kutuzov. Almiron, ancora per Kutuzov. Alvarez, può entrare in area di rigore Alvarez, c'è un giocatore a terra. Almiron, attenzione, Almiron, porta vuota, rete, Castillo, il pari. E questa è l'azione del Bari, clamorosa, sempre Kutuzov che l'inizia. E poi il passaggio 2 contro 1, intercetta Almiron, che finta il tiro, entra in area di rigore, perfetta l'esecuzione per il compagno, solo dall'altra parte. L'azione del Bari, sempre di prima intenzione, che libera Castillo, solo davanti a porta vuota, non può sbagliare. Partita incredibile, che si era arrivata negli ultimi 4 minuti, 2 gol in 2 minuti, fantastico. Siamo con José Ignacio Castillo, detto Nacho, ex attaccante del Bari, in collegamento dall'Argentina. Ciao Nacho e benvenuto a Tanto non capirai qui sull'altra radio. Ciao, buongiorno, come state? Beh, noi tifosi del Bari non tanto bene. Nacho, dopo aver concluso la tua carriera da calciatore, l'ultima stagione nel Trapani, sei tornato in Argentina. Di che cosa ti occupi? Sei ancora nel mondo del calcio? Sì, adesso sto iniziando la carriera di allenatore. E adesso stiamo per iniziare una nuova avventura su una categoria qua, che è l'Under 15, e stiamo per iniziare già la settimana prossima. Quindi il richiamo del campo è ancora, insomma, troppo forte per te. Nacho, prima mi hai chiesto come va. Sì. Beh, qua va male, perché come hai visto ieri il Bari ha giocato contro il Novara, ha perso, è stato eliminato dai playoff. Tu hai visto la partita, una partita strana, dallo 0-3 all'incredibile 3-3, poi la beffa finale con il gol di Galabinov. Sì, ho seguito anche, poi c'è anche altri amici la stavano vedendo, perché qua Gonzales è di qua di questa città, e abbiamo amici in comune che stavano guardando la partita. E niente, sì, poi oltretutto il Novara era rimasto in 10. Sì. Quello è più che altro, perché comunque Novara è una buona squadra, ha buoni giocatori che magari possono fare una buona partita, ma dopo che è rimasto in 10, poteva fare qualcosa in più il Bari. Nacho, qui a Bari, come detto, c'è molta amarezza tra i tifosi. Anche quest'anno si era partiti perché si voleva salire in Serie A, ma si è fallito ancora. Secondo te da chi deve ripartire questo Bari? Quali sono i calciatori su cui ricostruire una squadra? In realtà molto non posso parlare, perché io seguo il Bari ma non seguo con attenzione la rosa. Conosco molti calciatori ma non bene, e sì, non ho seguito del tutto come per dare un'opinione. Poi sicuramente per chi arriva a Bari, sia come allenatore sia come calciatore, è una piazza molto difficile, è una piazza che viene da molti anni con problemi, sia dal punto di vista societario che sia dal punto di vista calcistico e anche vicende extracalcistiche, quando eravamo noi, che sono successe tante cose vergognose. Una città che ha risentito tutto questo, allora si fa difficile. Non pensare che venire a allenare al Bari o venire a giocare al Bari sia facile, penso sia tutt'altro che questo. Non è facile, per quello devi prendere allenatori con personalità, giocatori con personalità, perché già giocare in uno stadio così già è difficile. Non è una cosa facile. Nacho, a proposito di stadio, ieri è successa una cosa, forse almeno io a memoria non la ricordo. Dopo il 3-0 del Novara, la curva nord si è svuotata, il petolo centrale dove ci sono gli ultras si è svuotato. Quello che ti chiedo, scusa, un gesto simile da parte della tifoseria organizzata può aver dato una scossa alla squadra? Magari quel 3-3 è anche frutto di questo shock magari causato da questo gesto dei tifosi? Ma non lo so, sai, parlare è difficile, perché io da qua non è che posso seguire tutto. Per me è difficile, però sicuramente non è un gesto che magari non lascia indifferenti. No, bravo, no, e poi uno stadio così, vedi che magari il petalo centrale, che saranno 3-4 mila persone, non lo so. Sì, più, meno che meno. Lo vedi. Poi non so quanti
c'erano ieri allo stadio, circa 25.000. Per quello un peccato, non un peccato, c'è una scusa. Io vedo tante notizie in Italia che ci sono stadi vuoti, sì, e poi senti che a Bari vanno 25. Il Bari è l'ottavo pubblico d'Italia, considerando anche la Serie A, pensa un po'. Per quello ti dicevo, è un peccato. Ma comunque ti ripeto, Bari ha bisogno di allenatori con personalità, giocatori con personalità per poter diciamo salire. Per poter far bene. Nacho, nella tua esperienza a Bari hai avuto a che fare con due direttori sportivi molto amati, anche discussi, come Perinetti e Angelozzi. Quanto è importante per una squadra poter contare su dirigenti così? Giocatori, insomma, penso che abbiano bisogno di guide come, con uomini di personalità, come in quel caso Perinetti e Angelozzi. Sì, ma guarda, io posso solo parlare bene dei loro due. Anche se io la mia esperienza calcistica non è stata del tutto felice, per me è andata malissimo dal punto di vista calcistico a Bari, per quello. Però loro due, per me, io posso parlare solo bene, e io dal punto di vista calcistico li ho delusi a tutte e due, per quello. Loro mi hanno portato con delle aspettative e io non sono stato all'altezza per tanti motivi che adesso non è che possiamo stare a parlare. Dicevo, prima di passare al Bari hai giocato con la maglia della Fiorentina e ricordiamo quel gol realizzato proprio al Bari, non esultasti, molti tifosi non hanno ancora capito perché quella non esultanza, perché sapevi di dover venire a Bari oppure perché c'era un problema relativo lì a Firenze con i tifosi della Fiorentina? No, guarda, io fino a quella partita non avevo parlato niente con nessuno, non avevamo parlato, si vociferava ma non avevamo parlato, niente, non era un periodo magari felice là, erano successe un po' di cose che non mi sono piaciute. Nacho, veniamo alla tua sempre esperienza a Bari. Una cosa che magari non è stata molto bella, molte critiche anche pesanti e ingiustificate da parte dei tifosi nei tuoi confronti. Io spesso in quel periodo ho avuto anche dei battibecchi con altri tifosi che forse ti insultavano anche, ma in maniera spropositata. Stessa cosa poi è toccata anche ad altri calciatori dopo di te, un nome su tutti, Ciccio Caputo. Come hai vissuto quel periodo nel Bari? Non sicuramente semplice. Tu quando giochi in una squadra puoi giocare bene, puoi giocare male, puoi essere sotto l'aspettativa, oltre aspettative. Sicuramente le critiche, diciamo, non piacciono, ma comunque delle volte, se sono costruttive, ti possono aiutare a prendere una strada giusta, no? Sì. Però poi dopo, quando ci sono magari insulti o ci sono delle cose dove ci sono maleducazione, si va oltre. E l'essere umano già comunque cerca di difendersi solo per naturalezza. Certo. Comunque mi è dispiaciuto tanto il fatto che io quella città l'ho vissuta meglio come persona che come calciatore. Come calciatore, capito? Certo. Cioè, io ho lasciato Bari da tre anni qualcosa, sì. E io sono tornato già tre volte. Ah, vedi, non lo sapevamo, non lo sapevamo. Sì, non c'è, io... Una città che ti è rimasta nel cuore. Sì, ma tutta la Puglia, perché io ho giocato in tante squadre di Puglia e io torno da tutte molto le parti. Molto volentieri. Torno a Gallipoli che ho giocato, torno a Lecce che ho giocato, torno a Brindisi che ho amici, ho giocato, e sono tornato a Bari, c'ho mio amico Paolo Tavano, certo. e sempre torno a trovare, poi puoi mangiare bene dappertutto in Italia, ma come a Bari non mangi da nessuna parte. Fantastico. Nacho, tu non hai segnato tanti gol nel Bari, però qualcuno bello e importante l'hai realizzato, quale ti è rimasto più nel cuore? Cioè, io direi quando abbiamo vinto 1-0 col Chievo in casa, che era un periodo negativo per il Bari, niente, è stato un gol, non so, bruttissimo penso, ma è stato, stato un gol importante. Un po' la girata è stata bella perché l'ho sorpreso portiere, ma comunque come gol non è stato granché.
però era un periodo negativo per la squadra. Con quella vittoria ci siamo un po' tranquillizzati in classifica e avevamo già preso la salvezza quasi matematica, non era matematica, ma comunque mancavano tante partite e pochi punti per la salvezza matematica. Nacho, invece l'ultima stagione nel Bari, quella in Serie B, è stata diciamo non positiva, perché c'è stata questa esclusione dalla rossa, se non sbaglio, anche di Kutuzov. Chi prese quella decisione? Secondo te era inevitabile oppure si poteva magari evitare? No, non lo so, ma venivamo di, cioè io alla fine giustifico un po' a tutti, perché venivamo di una stagione un disastro, sia il punto calcistico sia il punto di vista extra calcistico, che sono successe delle cose incredibili, gente che oggi accendo la televisione ancora la vedo giocare. Vabbè, lasciamo stare. Prima di salutarci, magari un saluto, scusate il gioco di parole, ai tifosi del Bari all'ascolto, magari quelli anche che ti hanno criticato, ma ci sono tanti tifosi che ti hanno anche amato. Uno non deve guardare la critica come algo negativo, è successo così, e magari aspettavano che io facesse gol. Non fai gol, è normale, cioè nel calcio è così, se tu non accetti queste regole non puoi stare nel calcio. E niente, saluto, perché io a Bari ho tanti amici, prima di tutto è Paolo Tavano e c'ho un altro amico, anche Massimo Donati, penso, tra i calciatori, no? Conosco, sì, conosco Donati, conosco Romizzi, mi ricordo molto di Romizzi, che che era un giocatore molto, molto generoso. Allora adesso penso si sia confermato. Poi un saluto a Saverio Bellomo, che también è una persona che ci ha aiutato molto lì a Bari, e niente, a tanti tifosi e un saluto, anche se non hanno un gran ricordo di me, ma comunque saluto, che sicuramente saluto apprezzeranno. Perfetto, io ringrazio l'ex attaccante del Bari Nacho Castillo per essere intervenuto ai nostri microfoni. Nacho, grazie mille e in bocca al lupo per la tua nuova avventura nel mondo del calcio. Crepi, spero di venire un domani in Italia e poter rivedere il Bari, soprattutto in Serie A, e con quello stadio fantastico pieno, e che ci siano altre situazioni. Tanto non capirai.